È pericoloso conoscerti. E non conoscerti? Già, ma ti conosco. Intendo come amico. Ma io lo sono. Vorrei non esserlo, ma lo sono. E allora che devo fare? Cedere. Io non posso cedere, Howard. La nostra amicizia non può finire solo per questo. Questa amicizia deve ruotare intorno al punto fisso che Sir Thomas More non cede. Per me è così perché io sono così. L'affetto è sincero in te come in me, credo. Ma solo l'amore di Dio arriva in fondo, Howard. Almeno così è per me. Beh, chi sei tu? Un avvocato, è figlio d'un avvocato. Noi siamo gli orgogliosi per tradizione e abbiamo tutti ceduto. Perché tu ti vuoi ostinare? Ma per il demonio è sproporzionato questo. Che dolore mi dai. Nessuno è sicuro, Howard. E tu hai un figlio. Chiudiamola, questa amicizia. Per amore dell'amicizia? Sì. Ah. Tu sei uno stupido. No, non ci riesci a litigare, ti manca proprio lo stile. Fammi finire, tu e quelli come te avete ceduto, come tu hai detto, perché la religione del paese non vi interessa per niente. Beh, questa è un'enorme sciocchezza! Tutti i nobili d'Inghilterra avrebbero russato perfino durante il sermone della montagna se fossero stati presenti, e invece passano i loro anni migliori a studiare le razze dei bulldog. Un litigio voluto non è valido. Noi litighiamo da quando ci conosciamo. La nostra amicizia era solo pigrizia. Però sai essere cattivo quando vuoi. L'ho sempre pensato. Cos'è che vi piace dei vostri bulldog? La presa, vero? Eh? Sì. È la loro natura? Sì. Per questo li ha levati? Sì. E così è per gli uomini. Io non cedo perché io non posso cedere. Non è l'orgoglio, non è il fegato, né alcuno dei miei appetiti, ma sono io. Io. C'è in mezzo a questa massa di muscoli qualche cosa che non serve nessuno degli appetiti di Norfolk. Ma che è Norfolk? C'è, sì, ebbene, fallo funzionare, per Diana. Basta, Thomas! Perché altrimenti tu comparirai davanti al creatore in cattive condizioni. Ho detto basta, Thomas! Tanto che a lui verrà il dubbio che lungo la tua ascendenza ci si sia infilata qualche cagna.